Occupiamoci adesso dell'articolo 617, connessione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Primo comma. Chiunque fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone, o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate alla prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da 1 a 5 anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, in esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o il servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Bene, siamo sempre nell'ambito, lo capite, il bene giuridico protetto è sempre la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. In questo caso qua non parliamo di corrispondenza, ma parliamo di comunicazioni telegrafiche o telefoniche, ma il riferimento fondamentale è quello dell'articolo 15 della Costituzione, primo comma. Ve lo rileggo: la libertà, la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Soggetto attivo, beh, capiamo che qua è un reato comune, perché può essere fatto effettivamente da chiunque. La condotta tipica qua prevede tre ipotesi diverse, in realtà abbiamo tre tipi di condotte diverse. Due stanno nel primo comma dell'articolo 617, la terza sta nel secondo comma dell'articolo 617. Vi rileggo, perché l'ho isolata nei miei appuntini, vi rileggo la prima parte del primo comma dell'articolo 617, dove noi individuiamo la prima condotta tipica. Chiunque fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone e comunque a lui non dirette. Benissimo, prendere cognizione. Siamo in una situazione simile al segreto relativo alla corrispondenza. Il prendere cognizione non vuol dire necessariamente conoscere tutto il contenuto della comunicazione che si è svolta telegraficamente o telefonicamente, ma basta percepirne gli elementi essenziali. Questa è la tesi, anche se risalente, sempre valida di Antolisei. Quindi sicuramente ci sarà il reato, sarà consumato quando la presa di conoscenza è completa, ma ci sarà pure quando non è completa, che, ma vi ho detto, si prende conoscenza degli elementi essenziali di questa comunicazione telegrafico-telefonica. Che cosa deve avere oggetto questa comunicazione telegrafico-telefonica? Solo suoni o scritti o anche altre cose? Forse ci chiarisce le idee l'articolo 623 bis, che è rubricato altre comunicazioni e conversazioni. Questo è un articolo che sta alla fine della sezione relativa ai delitti sulla inviolabilità dei segreti. Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati. Ecco, da questo articolo si può risalire che il contenuto della comunicazione non è detto che sia per forza scritta o suoni, ma anche immagini oppure qualsiasi altro dato. Quindi basta venirne a conoscenza di l'oggetto della comunicazione stessa. Il dolo è chiaramente generico perché non è richiesto un particolare fine per realizzare il dolo di questo reato. Allora, primo comma dell'articolo 617, abbiamo visto il primo comportamento vietato, ve lo rileggo. Chiunque fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica ad altre persone o comunque a lui non diretta. Questa è la prima ipotesi. Poi abbiamo la seconda ipotesi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. La seconda ipotesi sta nel fatto che chiunque fraudolentemente interrompe o impedisce comunicazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone. Qui la situazione è diversa perché il soggetto attivo non prende conoscenza della comunicazione, ma come dice qua, interrompe o impedisce.
Interrompere e impedire sono due cose diverse. Interrompere vuol dire che la comunicazione è già in corso e poi viene interrotta. Impedire vuol dire che si fa in modo che questa comunicazione non nasca proprio, perché c'è l'impedimento alla comunicazione stessa. Il dolo, anche in questo caso qua, è generico. C'è un elemento che lega questa seconda ipotesi, cioè l'interruzione e impedimento. E la prima ipotesi che abbiamo visto, quella della cognizione circa le comunicazioni telegrafiche e telefoniche, qual è il fraudolentemente? Il soggetto fraudolentemente si intromette in queste comunicazioni o le interrompe, eccetera, eccetera, fra altri. E quindi deve avvenire con frode, con l'inganno, possiamo anche tradurre per così dire. E quindi non si realizza questo reato quando, per esempio, si è venuti per caso a conoscenza di una comunicazione telefonica. Vi sarà sicuramente capitato qualche volta che mentre si è al telefono si sentono altre due persone parlare. In questo caso qua ovviamente non c'è questo tipo di reato, ovviamente in questi casi qua la cosa migliore da fare è chiudere la propria comunicazione. Altra cosa da dire. E abbiamo visto che per quanto riguarda la situazione dell'interruzione o dell'impedimento della comunicazione telefonica, abbiamo proprio queste situazioni qua, interruzione, impedimento. Ma non si verifica questa ipotesi quando invece c'è l'intercettazione di questa comunicazione. Per esempio, quando si registri la comunicazione telefonica in questa seconda ipotesi. Perché è evidente, normalmente quando c'è la registrazione, per esempio, di una comunicazione telefonica fatta fra altri, lo scopo non è tanto quello di interrompere o di impedire, ma di prendere particolare conoscenza di questa situazione. Quindi non rientra questa seconda ipotesi. Scusate, veniamo adesso alla terza ipotesi, che fa riferimento appunto alla terza ipotesi di comportamento vietato. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo. Vedete, è un comportamento diverso. Nel primo caso si viene a conoscenza della comunicazione, del contenuto della comunicazione, della conversazione. Nel secondo caso sostanzialmente si diffonde, si rivela il contenuto della comunicazione o della conversazione. Faccio notare che qua dice: la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni, eccetera, eccetera. Il fatto che si faccia riferimento che la rivelazione del contenuto di queste comunicazioni o conversazioni viene fatta attraverso un qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, fa capire che non è che viene rivelata a una persona precisa, ma avvalendosi di questi mezzi, può essere la televisione, anche internet, a seconda dei casi, si vuole far conoscere il contenuto di questa comunicazione, di questa conversazione a un numero indeterminato di persone. Si ritiene che questa seconda ipotesi costituisca un'ipotesi di reato a sé, quindi diversa, autonoma, non proprio autonoma, ma un'ipotesi di reato a sé rispetto alle altre due che abbiamo visto. Abbiamo poi le aggravanti, ve l'ho già letto prima, ma lo rileggo. Il delitto, nella sua forma base è punibile solo a querela di parte. Però, dice il terzo comma del nostro articolo 617, tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da 1 a 5 anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio a causa delle sue funzioni del servizio, e quindi in danno di questi soggetti, ovvero da un pubblico ufficiale, che quindi viene il soggetto attivo, o da un incaricato di pubblico servizio, che quindi è il soggetto attivo, ma con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o un altro soggetto attivo, da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.